Dal 29 settembre al 5 ottobre, Festival dell'Agricoltura Bressanvido. Tanti eventi, incontri, conferenze e spettacoli. Info festivalagricoltura.it. Caro pubblico, bentornati con il nostro quotidiano appuntamento con le previsioni del meteo. Sul territorio della pianura padana e sull'arco alpino, seppure in modo ancora un po' incerto, vedremo tornare una situazione all'insegna della stabilità. L'alta pressione infatti sarà in aumento, poiché l'impulso perturbato, che nella nottata tra mercoledì e giovedì ha attraversato il nord Italia, tenderà ad allontanarsi verso oriente a favore dell'arrivo di condizioni nettamente più stabili. Ma concentriamoci meglio sul cielo del Vicentino. Nella notte e mattinata le condizioni saranno in miglioramento su tutti i settori. Osserveremo infatti il graduale esaurimento dei fenomeni che avevano interessato in modo per lo più sparso il nostro territorio durante la notte. Nel pomeriggio assisteremo ad un'ulteriore conferma del ritorno della stabilità atmosferica. In cielo si presenteranno ampi spazi soleggiati sopra le pianure e solo sul comparto montano potremo vedere qualche disturbo a carattere sparso. Le ore conclusive della giornata continueranno ad essere stabili in un contesto di cielo sereno o poco nuvoloso, con buona visibilità garantita dall'ingresso di aria più secca rispetto agli scorsi giorni. Analizzando il quadro delle temperature, vedremo che entrambi gli estremi di giornata saranno in progressivo calo, anche se si tratterà di misure comunque superiori rispetto alle medie attese per questo periodo. Con questo è tutto. Vi aspetto puntuali come sempre per il prossimo bollettino. Arrivederci!